Vediamo. Pagina 99, esercizio 19. Datemi un secondo. Ok. La prima frase. Qual è quella giusta, Cecilia? Ho scelto la lettera A, Leggila. abito accanto al Abito. abito Abito. accanto alla stazione. Perfetto. Sì. Abito accanto alla stazione. Alla Bene. stazione, Allora, lì stazione. abbiamo un avverbio di posizionamento che è accanto. Cosa significava accanto? Lago. Cerca Ah, al lago. al lago. Al lago. Accanto a. Accanto a te la canzone. Esatto, allora sarà sempre accanto a. Per quello vi dico, è meglio subito imparare l'avverbio o il verbo con la preposizione. Accanto a. Perfetto. Bene, Isabel, quale hai scelto nella tua? La 2 ho scelto e la B, ti La puoi B. sedere su quel divano. Ti puoi sedere su quel Sedere divano? su quel divano. Benissimo. Perché non la A? Che errore c'è sulla A? Nella A? Scusa. Sul Esatto. non è Perché? bene. Esatto. Quel funziona già come un articolo. Aquel. Sul sarebbe su il quel, non puoi avere un il quel. Ah, ricordate che le preposizioni sono articolate. Allora, se io dico sul è su il. Bene, brava. Luisa. Abito lontano dalla città. Perfetto. Ah, io puse della. Dalla città. Perché? Perché noi quando abbiamo la preposizione da sempre significa come provenienza. Sì? Allora sarà sempre lontano da. Lejos de, lontano da. Bene. Pilar. 4B, non ho gli occhiali da sole. Perfetto, questo lo avevamo visto la settimana scorsa. Occhiali da sole. Perfetto. Cecilia. Perfetto. Numero 5, sono venuto a piedi. L'altra versione è troppo strana. Sono venuto Con con i piedi. con i piedi. Un po' strano. Invece sono venuto a piedi. Perfetto. Isabel, la sei? Ho vissuto a Siena per 2 anni. Perfetto. Ah. Sì. Ricordate che, sì, questo è ho vissuto durante 2 anni, per 2 anni, durante 2 anni. Se voglio usare la versione da, dovrei usare il verbo al presente. Io posso dire vivo a Siena da 2 anni. Vivo in Siena hace 2 años. Bene. Allora. E chi mi ha detto l'ultima? Cecilia. Cecilia. No? No, No? Isabel, scusa. Isabel. Luisa. Io fui la ultima. Ti Bene, Luisa. presento un amico di Bari. Esatto. Dai, che bello. Presento un amico di Bari. E l'ultima, Pilar.
8. Sono abituato di studiare da solo? No, è abituato a studiare, già che è abituato a. Sì, abituato a e poi un verbo. Per esempio, posso dire sono abituato a fare la doccia fredda. Ah. Che non è vero. Sì, ma sempre abituato a, sono abituato a, che ne so, mangiare la marmellata. Sempre abituato a più un verbo. Yeah. Ma anche senza verbo possiamo dire sono abituato, che ne so, al rumore della strada. Soy acostumbrado al ruido de la calle. Siempre habituado a. Que poi es la stessa que usamos en español, acostumbrado a. Sí. Bene. Vediamo. Cecilia, leggimi. Comincia a leggere. Okay. Secondo il giornale londinese Independent. Londinese, Londra, non londinese. Londinese. Ah, già. Londinese Independent. Londra sarà pure una delle città più città più trendy dal mondo. Al mondo. Ah. Al mondo. Pensi che era come... Sempre che noi diciamo qualcosa, la più grande del mondo, al mondo. Al mondo, ok. Yeah. Possiamo dire per esempio, non so se è ancora vero, ma possiamo dire il Burj Khalifa e il grattacielo più alto al mondo. Me sonava come andare al mondo. Sì. Sì, a me también. Ok, delle città più trendy al mondo, ma le signore inglesi dell'alta società continuano, non so che qualcuno, Luisa Bonissa, che ha detto a continuare a, allora continuare a vestirsi, a. Esatto, a vestirsi male. Beh, alcun'altra A vestirsi male, e continua tu, Isabel. E a mettere i loro teste grandissimi? No, perché mettere en su? Sus cabezas. Su? Sì, qua possiamo dire sul, occhio, perché le loro teste, sul, allora sulle. In no? Mettere sulle o no. Io al massimo lo cambierei per un alle. Ma la migliore è sulle. Azulle. Perché a poner sobre sus cabezas. Sulle. Sulle loro teste, perché ricordate che è le loro teste. Grandissimi, strani capelli e altro. Anche le star della musica e del cinema. Mm-hmm. Yeah, fino lì, fino lì. Continua il giornale. No, fino lì. Già, perfetto. Luisa, continua tu. Continua il giornale quando comprano
Sì. O comprano? Comprano. Comprano. Guardate che non può caricare mai nella terminazione ano o no. Allora, okay. Comprano abiti. Abiti. No, abiti. Abiti dagli stilisti o degli? Degli. Degli. Ah, dagli. Ah, degli. Oh. Degli. Stilisti vanno agli? Dagli. Dagli. Ricordate che donde sarebbe da più una persona. Ok. Dagli stilisti sbagliati. Fino lì. Okay. Pilar. Sabes que las siete no tengo nada, no supe qué ponerle. Vediamo. No puse nada. Niente. Nada. Las otras las tuve muchas malas, pero esta ni siquiera le puse. Forse, quizás para ellas el arte de vestir bien están aún lejos. Será para ella. Para él. No. No. Per, para ellas. Ah. Per loro. Ah. Forse per loro l'arte di vestire bene è ancora lontana. Bene, forse per loro l'arte di vestire bene è ancora lontana. Questo è difficile, eh? A volte è difficile molto. Anche per me, perché devi capire un po' cosa vuole dire la frase, non è semplice. L'ultima frase non l'ha comprendito. Non l'ho capita. Non l'ho capita, no. Sì. Ma la capisci adesso con la... No, ora sì, adesso. Adesso sì, adesso sì. Bene. Allora l'ultima frase, tu devi dire non l'avevo capito. Non l'avevo capito. In realtà non l'avevo capita, perché è la frase. Io ho capito come si dice... Cioè, se forse loro arte. Se non ci fosse la L con l'apostrofo, sì. Forse sì. Il loro arte, ma qua c'è un l'arte. L'ho puesto io, però è che non mi di cuenta dell'arte. E poi il grande problema è che se tu metti il loro arte, il non è una preposizione. Il è un articolo. Hai ragione. Bene. Ascolto, vi ho inviato l'audio? Sì. Perfetto, adesso io non l'ho sentito, adesso lo sentiamo. Che è il brano? Che è il brano? Un brano, un testo. Ah. Grazie. Unità 9. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Buongiorno. Buongiorno a lei, signorina. Serve aiuto? Guardi, stavo cercando un paio di occhiali. Ha visto qualcosa che le piace? Ma onestamente non ho le idee molto chiare. Ma non importa, troveremo sicuramente qualcosa che può interessarle. Sta cercando degli occhiali da sole o da vista? Entrambi. Quindi vuole due paia di occhiali? Ma in realtà volevo provare a chiederle. Per caso si riesce a prendere degli occhiali da sole e poi magari montarci su delle lenti da miopia? Certo, lo fanno tutti. Allora, vediamo tra i modelli da sole. Che tipo di occhiale vuole? Però mi piacciono quelli grandi, sa, quelli con la montatura in metallo. Bene, questi le piacciono? A me sembra che la montatura sia un po' pesante. Io cercavo qualcosa di più leggero. Sì, allora, più leggeri... le faccio vedere questi modelli. Ah, ecco. Questi, per esempio, mi piacciono davvero. Questo è un Armani. Eh sì, sono eccezionali. Ma quanto viene? Viene 260 euro senza le lenti. Ah, 260?
Ma non sono molto economici. Ma piuttosto, questi byblos? Anche questi non mi dispiacciono. Questi vengono meno, 220. Le stanno anche molto bene, sa? Sì, però a questi 220 io devo aggiungere il costo delle lenti da miopia, giusto? No, allora devo cercare un modello che mi costi di meno. Ecco, per esempio, questi Persol non mi dispiacciono, quanto vengono? Questi vengono intorno ai 180 euro. Ah, ma questi sono perfetti allora. Allora, Cecilia, numero uno. La cliente sta cercando occhiali sia da sole che da vista. Lettera C. Perfetto. Aspetta un attimino. Ecco. Bene. Occhiali sia da sole che da vista. Tanto de sol come de vista. Bene. Isabella, 2. La ragazza non compra il primo modello che prova perché la montatura è un po' pesante. Esatto. Sì, voleva la montatura in metallo, però era troppo pesante. Bene, Luisa, la 3. Il modello di Armani che prova costa 260 euro senza lenti. Le lenti. Senza le lenti, esatto. E finalmente Pilar. Non compra il modello di byblos perché il prezzo è alto. Esatto. Perché il prezzo era troppo alto, quello di byblos. Alla fine che cosa compra? O almeno che cosa le piace? Un modello di occhiali da sole, meno caro. Più economico. Più economico. Sì. È leggere. È leggera. Ah, è occhiali, sono, esatto, con la montura più leggera. Bene. Da 180 euro. Costava 180 euro. Bene. Occhio una cosa, c'è un verbo che non abbiamo visto la settimana scorsa. Aspettate che vi faccio. Noi per parlare di quanto costa qualcosa, possiamo dire, usare il verbo costare. Allora tu dici, se è una sola cosa, dici quanto costa, o se sono più cose, dici quanto costano. Giuseppe, la sì, donna quanto ha detto quanto vengono. Esatto, per quello vi sto spiegando questo. Sì, io ho opzione 1, verbo costare. Quanto costa, quanto costano. Poi costa 180 euro, costano 160 euro. Ma si può anche usare il verbo venire, che è un po', a volte per noi un po' strano, però è molto comune. E tu chiedi, se è una sola cosa, quanto viene, se sono molte, quanto vengono, significa esattamente lo stesso. Quanto questa o quanto questan. Ma è comune usare entrambi. Quanto viene, quanto vengono? Viene 180 euro, vengono 160 euro. Ok, verbi molto utili. Occhio, un verbo che l'ho visto l'altro giorno in un
in un altro corso mi hanno detto quanto valgono, no, quello no, no, sì, non esiste il verbo, non esiste il verbo valer, non si usa in italiano. Allora, quanto costa o quanto viene? Quanto viene la camicetta? Quanto vengono le scarpe? Al plurale o al singolare? Lo stesso qua in alto. Quanto costa la camicetta? Quanto costano le scarpe? Poi, a proposito di preposizioni, che l'abbiamo visto la settimana scorsa, ma non ve l'ho spiegato bene. Quando noi parliamo di pagare, dipendendo da come paghiamo, usiamo una preposizione o l'altra. Allora, se io uso la carta di credito, io userò il verbo pagare con la carta di credito. Ok, allora usiamo la preposizione con. Poi, noi abbiamo un altro tipo di carta, la carta di debito. Esatto. Così come noi qua in Cile molta gente dice posso pagare con Red Bank, vero? Che tu parli non del metodo, ma del nome del marchio Red Bank. Sì, lo stesso fanno in Italia. Il loro marchio per pagare si chiama Bancomat. Così come noi diciamo Red Bank, loro dico Bancomat. Allora noi usiamo pagare con il bancomat, che sarebbe l'equivalente a pagare con la carta di debito. E usiamo qua anche con, pagare con il bancomat. Poi, cheque, che ormai nessuno lo usa, né qua in Cile, né in Italia. Come si chiama il cheque in italiano? Si chiama l'assegno. Il cheque, l'assegno. Sarebbe pagare con l'assegno. Ma ormai non esiste quasi nessuno che continua a pagare con assegno, almeno nel commercio comune. Invece, quando tu paghi con monete, con i soldi, tu dici pagare in contanti. Cambia la preposizione. Pagare in contanti. In contanti. Vi ricordate Come si dice moneda in italiano? Lo acaba de decir. ¿E cómo era? Algo como monedi. No, absolutamente no. Lo acaba de decir. ¿Nessuno si ricorda? No. Moneda, ¿te refieres a la moneda? Moneda. Sí, quella che usi per pagare.
Moneta. Moneta. Ah. Il plurale monete. E qualcuno si ricorda come si dice biglietti? Non ditemi biglietto perché no. Perché no? No. No? No. Banconota. Plurale, banconote. Banconota. Strano. Sí, ¿cómo le dices si tienes un billete de 10, de 10 mil? Ecco, bella domanda, anche se l'hai detto in spagnolo. Sí, scusa. Ajá. Hay un banconota. Banconota. Banconota da. Da. Usiamo la preposizione da. Banconota da 10 euro. Perdona, Giuseppe, uno dice ha una banconota da 10 euro? Sì, se, lì se stai parlando in maniera formale, lei ha una banconota da 10 euro, poi se parli tu a tu, hai una banconota da 10 euro? Sì, assolutamente. Ah, no, però anche per io, le monete? Io, sì, moneta da... Io pagherò, scusi, io pagherò con una banconota da 10 euro. Esatto, pagherò, anche se non è, quando lo stai facendo non è necessario il futuro, tu puoi dire pago con una. Aspetta, possiamo fare tutta la versione completissima, pago in contanti, ah, sì, in contanti. Con una banconota da 20 euro. Così stai usando tutte le preposizioni che abbiamo imparato adesso. Pago in contanti con una banconota da 20 euro. Una valigia di banconote. Una valigia di banconote. Vorrei. Dovessi pagare, dici, pago 99 euro e 99 con una valigia di monete da un centesimo. Bene. Allora. Valigia di... Banco. Allora così impariamo, cominciamo un po' a imparare a usare le parole che già conosciamo sempre insieme alla preposizione giusta. Perché? Perché alla fine, e io lo dico sempre, le preposizioni sono la materia più difficile dell'italiano. Sicuramente, quella più difficile, perché alla fine ci sono poche regole, non è come con le altre cose che abbiamo imparato, che io vi dico la regola, con le preposizioni non ci sono quasi mai regole, dovete impararle a memoria, sì? Il verbo con la preposizione, l'avverbio con la preposizione, ogni preposizione con il suo uso, e le impari direttamente a memoria. Per esempio, quando dico, noi diciamo apprendere de memoria, in italiano diciamo imparare a memoria. Usiamo la preposizione a memoria. E sono cose, per esempio questa, è una cosa che dobbiamo noi imparare a memoria. Perché non c'è un perché. Non dici usa la preposizione a perché no. Semplicemente lo devi ricordare, imparare a memoria. Banconota da 20 euro. Quello non ha un perché, non ha una regola, è semplicemente è così.
lo usa anche per andare, Asia A. Esatto. A, a Asia. Andare a. A. Ricordate sempre che in generale andare a, tornare, tornare o venire da. A da. Ricordate provenienza. Il da sempre provenienza. Allora tu dici, sono andato a Roma e dici sto tornando da Roma. Ok. Allora continueremo a fare questo. Verbi più preposizioni. Avverbi più preposizioni. Giuseppe? Sì. Nel mio quaderno di esercizi, l'esercizio 20. E così, completa con i verbi spazi in nero e la preposizione spazi in blu. Se volete poi... Poi lo puoi inviare, sì? Sì. Fai una foto e la invii. Sì. Ecco. Ok. Bene. Facciamo la pausa? Yeah. Prendiamo un caffè. Sì, io ho bisogno di un caffè.